La domanda: perché Alexei Navalny è tornato in Russia a farsi arrestare, a morire in carcere, continua a venire fatta da molti, in Russia e all'estero, da chi lo seguiva da anni e da chi scopre il suo messaggio soltanto dopo la sua morte. La risposta è semplice: perché era un politico e sapeva che il diritto a diventare un leader e un modello non si guadagna nei salotti, ma in piazza, nell'aula del tribunale, dietro le sbarre. Nelson Mandela e Václav Havel non sarebbero diventati i candidati naturali a guidare la transizione dei loro paesi alla democrazia se non fossero stati rinchiusi in carcere dai regimi che combattevano. Navalny era diventato l'alternativa a Vladimir Putin non solo per i milioni di like che raccoglieva sui social e le migliaia di russi che scendevano in piazza con lui, ma anche perché il Cremlino l'aveva ritenuto talmente pericoloso da avere dato l'ordine, nell'agosto 2020, di avvelenarlo con l'agente Nervino Novichok, un attentato al quale è sopravvissuto per miracolo. Le indagini sulla corruzione dei potenti russi, i suoi messaggi politici chiari, la sua comunicazione scattante e ironica. Navalny era l'opposto di Putin in tante cose, a cominciare dal suo progetto di un paese europeo da contrapporre all'imperialismo militarista, dal sogno di una meravigliosa Russia del futuro rispetto alla nostalgia per il passato sovietico, fino al rapporto di complicità e stima con sua moglie Yulia, che ora diventerà il volto del suo movimento e della sua fondazione di lotta alla corruzione. Sarà però difficile sostituire un politico che aveva scommesso, fallendo, su una rivoluzione pacifica, su una rivolta giovanile, su un cambio di regime che sarebbe iniziato dalle piazze e dalle urne, come in Ucraina. Oggi, vista dalla dittatura militare instaurata da Putin, con una generazione di attivisti divisi tra il carcere e l'esilio e una maggioranza silenziosa che sceglie il conformismo e la paura, appare un'utopia.